Il distretto Rotaract 2090, rappresentato da Sara Tacconi e Emma Cori, ha donato alle ASL abruzzesi 440 pulsossimetri e 48 misuratori della temperatura. I dispositivi saranno consegnati alle UCAT, Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale, che gestiscono l'assistenza domiciliare dei pazienti positivi al Covid-19. Alla cerimonia che si è svolta in Piazza Unione a Pescara ha partecipato l'assessore alla salute Nicoletta Verì. Io sono qui per esprimere tutta la mia gratitudine a questo grande gesto di solidarietà riguardo al settore della sanità. Sono dei giovani che attraverso la loro sensibilizzazione, il loro prodigarsi, sono riusciti ad ottenere dei fondi e quindi acquistare prodotti importanti per le nostre aziende sanitarie. È importante perché ancora una volta mi permette di sottolineare quanto è importante l'assistenza sul territorio e, come ho già detto, appena ultimata la rete ospedaliera, siamo già pronti per avviare l'attività della riorganizzazione della rete sul territorio, dove vedrà sempre di più un'assistenza di prossimità.